Riprendiamo dopo 3 mesi di un momento veramente difficile per tutta la situazione in generale, insomma, è tutto complicato, ma ripartiamo con grande fiducia, consapevoli che in 6 partite ci possiamo giocare tantissimo. Il 1° luglio ci sarà la prima dei playoff e poi vedremo, insomma, man mano cosa avverrà. Ma nei prossimi giorni capiremo bene la condizione generale, perché ho la sensazione che chi starà meglio, chi avrà gestito meglio questi 3 mesi, probabilmente riuscirà anche ad avere la meglio sugli avversari. Quindi ci saranno tutti i test possibili, bisogna essere bravissimi anche nell'organizzazione del lavoro, nel non sovraccaricare probabilmente i calciatori in queste 2 o 3 settimane, perché è un momento particolare, chi saprà gestire meglio le risorse, le forze, può arrivare lontano. Chi avrà la lucidità e la freddezza nelle partite secche poi riuscirà a vincerle. Quindi la gestione anche durante la settimana sarà fondamentale, perché chi starà meglio mentalmente poi probabilmente riuscirà ad andare anche più forte e a correre in maniera più energica rispetto agli avversari. Ogni anno partiamo sempre per vincere, partiamo sempre per cercare di fare il meglio, anche se si lotta per non retrocedere, ma può essere veramente un primo viatico per qualche anno anche più importante di questo. È l'obiettivo della società, è l'obiettivo del presidente. Essere arrivati in questa posizione di classifica ci permette di giocarcela. Sono convinto che poi i valori sono azzerati. La posizione di classifica conterà ben poco, quindi ci giochiamo al massimo questi playoff. Non c'è nessuna preferenza, forse solo per motivi organizzativi. Preferiremo giocare soprattutto la prima qui al Bonolis ed evitare la trasferta lunga di Catanzaro, ma solo esclusivamente per questo motivo.